Oggi è la volta della sfoglia per fare le sfogliatelle ricce, ossia in napoletano o sfoglio ricce. Diciamo che io vi dico una chicca, diciamo che per me all'epoca quando io ho iniziato a fare il pasticcere, per me fare la sfoglia riccia era un traguardo, perché diciamo che un vero pasticcere all'epoca dove io ho lavorato, il vero pasticcere si vedeva dalla lavorazione proprio della sfoglia riccia, e magari non da una torta nuziale oppure da queste cose che si fanno adesso, la pasta di zucchero, il cioccolato plastico oppure altre cose, ma a Napoli, la vera Napoli, il vero pasticcere era un buon pasticcere se sapeva fare bene lo sfoglio riccio delle sfogliatelle ricce. Va bene, detto diciamo tra noi questa cosa, andiamo a vedere la nostra preparazione, che faremo questo impasto semplicissimo di acqua e farina, però mi raccomando, fate bene attenzione perché si possono rompere bellissimamente sia le planetarie che le macchine, diciamo un po' più tra virgolette economiche. A mano è impossibile da fare, perché se uno vede una planetaria è un impasto abbastanza secco di acqua, diciamo, duro da lavorare. E se è il caso, avere una sfogliatrice o manuale o elettrica è meglio ancora. A mano io l'ho fatto, diciamo, a stendere, non a impastare. A stendere l'ho fatto, sono stato un pazzo, proprio per la voglia di farlo, diciamo, a casa, a farli vedere ai miei figli. Ma adesso, in questo caso, finalmente abbiamo usato una sfogliatrice, anche se è manuale, è una sfogliatrice. Andiamo a vedere la nostra produzione.
voglia dopo almeno 3-4 ore di riposo.
sfogliate uscite dal forno. Andiamo, sentiamo la croccantezza. Bollenti, andiamo ad assaggiare. Buonissimo. La pasta d'arancio e i filetti d'arancio fatti da lui hanno tutto un altro sapore. Ciao ragazzi, alla prossima ricetta.